Nuovo trailer reaction e analisi, questa volta in compagnia di Biomutant, targato THQ Nordic. Indubbiamente uno dei titoli che più mi incuriosisce tra tutti quelli che attendo. Alla Gamescom ne è stato rilasciato un nuovo trailer e un nuovo gameplay. Quindi, diamo il via alle danze. Allora, in primis, partiamo con il trailer effettivo, quello più corto. Via! Biomutant. Già mi piace. Cazzo è? Una bolla. Cavalcature. Interessante, importante. La mappa anche. Arrampicate. Arrampicate quasi all'Uncharted o all'Assassin's Creed, tra l'altro. Cosa sono questi affari? Va bene. Metro, è diventato metro. Mi piace un sacco lo stile, mi piace veramente un sacco lo stile dei personaggi. Questo, se gestito bene, ragazzi, può davvero essere tanta roba. Combattimenti. Minchia. Questa è carina, sott'acqua. Cazzo è poi quello che stavamo... Anche questo, i carri armati mi interessano veramente un sacco, i carri armati. I mecha. I palloni volanti. Beh, come trailer ci sta e non poco. Ma ora vediamo il gameplay. Ci sono praticamente 19 minuti di gameplay e ce li guardiamo tutti. Ragazzi, via! E già possiamo vedere, tra l'altro, che l'insetto è meccanico. Le macchine che si sono impossessate del pianeta, anche perché il gioco è un... è un post-apocalisse. Questa... Ecco, già partiamo molto bene. Possiamo cambiare tutte le statistiche. E tra l'altro vedo che cambia anche l'aspetto del personaggio. Mi piace, mi piace. Forza, vitalità, carisma, intelletto, agilità, fortuna... Il fatto che ci sia carisma o intelletto mi fa pensare magari a delle possibili interazioni diversificate con i personaggi, eh? Ho tutto il carisma e vedo persuasione là in mezzo. Genetic code. Ah, c'è proprio il codice genetico a seconda di come te lo crei. Invece è cambia molto il personaggio a seconda di come lo fai, eh? È troppo grande la testa, non mi piace. Troppo grande la testa, dai, ti prego. Perché giustamente è intelligente, c'ha un cervello che è gigantesco, giustamente. Ok. È però carino che cambi in tempo reale, eh? Pick your fur type. Ah, il tipo di pelo. Ah, c'è pure un bel po' di customizzazione comunque, per change dargli varietà. Lo stile, quindi, ok. Il colore della crinie del pelo. Per piano. I dettagli, ok. È figo assai, è figo assai. Finita? No, infatti. In the air, despite the static energy shrouding the radioactive ruins below. Tra l'altro, una delle particolarità più interessanti del gioco, più strane anche, è che tutto il gioco è raccontato da un narratore esterno. Tutto. Ok, quindi pistola, spada. Combattimenti con un sacco di rallenti. Forse probabilmente rallenti a seconda di quando o pari al momento giusto o schivi al momento giusto. Oppure quando ammazzi qualcuno, Ci sono pure delle mosse speciali. Ecco, visto, ha parato. Tra l'altro vedo i bang e gli swing dell'arma, che mi danno tanto quel Sunset Overdrive style, che mi piace, che ci sta. Che ci sta. Warning. Oh, quindi contaminazioni da radiazioni. A Fluffy Hulk. Come... Va bene. Guarda quelle scivolate che fa. Smash.
Mi piace, mi piace. Lo stile c'è. Lo stile c'è. E su questo titolo c'è tanto da parlare, perché comunque molte cose la gente neanche le sa. Questo non è un AAA, ragazzi. Partiamo da questo presupposto importante. Non partite con la pretesa che questo debba essere un AAA. Quella mossa finale che ho visto con le combo. Quindi quando arrivi a un certo numero di combo, che si vede in alto a sinistra, quando arrivi a un certo tot puoi premere il tasto e diventa super potente in pratica. Con le rar. Mi piace, mi gusta assai questa cosa. Mi gusta assai. Powerful. Cazzo è? Erano artigli, gli si sono allungate le mani? O era un bug? Chop chop, ok, perfetto. Tra l'altro sì, il narratore rompe un po' la quarta parete. Non è neanche uno di quei narratori che si fa prendere sul serio. Ah, seconda fase. Quindi va visto come un mini boss. Super gun con rallenti anche. Con gli attacchi e le mosse speciali. Con la pistoletta. Il ragdoll alla Dark Souls. Ecco. Ricordiamoci che questo, come c'era scritto da qualche parte, che è una super alfa. È un'alfa questa, eh. Sparito l'audio? Ah no, ok, finita la musica. Io spero veramente tanto che che nel gioco venga raccontata la lore del mondo. Una mano robot. E poi ok, quindi carichi e poi colpisci per rompere determinate porte. Come, scusa, signor narratore, ha qualche problema, vero lei? I critici. Speriamo che ci siano una buona varietà di combo, di armi. Non è scontato. Tra l'altro vedo quelle key energy in basso, sotto al cuore, sotto alla vita, che si ricarica automaticamente. Vedo quel key energy che non capisco bene a cosa serva. Ogni tanto vedo che si abbassa e poi si rialza. Arrampicate. It's one of the few places that's aged well. It used to look like a dump. It's easy to walk the line when your karma is in balance. Spilled liquid soap. Potrebbe il tuo karma è bilanciato. Potrebbe non essere una parola a caso, ragazzi, eh? Potrebbe non essere una parola a caso quella. Facile muoversi quando il karma è bilanciato. Quindi magari è un modo anche per dirti. C'è la bolla. È un modo per dirti puoi essere buono o cattivo. Attenti. Ecco, vediamo un po' sta bolla cos'è. Una bolla ci rimbalzi proprio. A parte quello, serve a... Vediamo i nemici che si attaccano? Si attaccano i nemici, ok. E poi restano lì per fino alla fine del gioco. E poi li spari. Vabbè. Una meccanica aggiuntiva carina come qualsiasi altra. Ci sta. Più mettono meglio è. Vedo un po' di ripetitività tra gli avversari. Finora abbiamo combattuto, tolto il mostrone, abbiamo combattuto sempre le stesse due tipologie di nemici. Poi vabbè, è il terzo combattimento, per carità. Però comunque sia. Quindi sei praticamente... È carina sta cosa però. Mi piace. Potrei passarci minuti interi a girare con sta palla vedendo fino a quanti nemici puoi colpire insieme. Tra l'altro i grossi non si fanno prendere. Quelli grossi non si fanno prendere dalla bolla. Ok. Beh, lo stile c'è. Secondo me, personalmente vedo... Mi piace che le butta sotto terra in pratica. Okay. Ripeto, lo stile secondo me, cioè, ha carisma. Ha carisma da vendere come titolo. E
non è il solito action in terza, non è il solito hack and slash, ha la sua le sue peculiarità, il suo stile, un suo stile che lo rende in un certo senso unico. Bevo anche, visto che ci siamo. Tra l'altro questo è un nuovo nemico. Chi sarà questo? Un rinoceronte? Un gorilla? Credo. Ce l'hanno così lunga la coda i gorilla? Non lo so. Vabbè, farmi queste domande quando il gorilla su due zampe col martello, tutto vestito da sopravvissuto post, da guerra post-nucleare. Ah, tra l'altro c'è la percentuale di caricamento del colpo, che è una stronzata, non serve a niente. Però ripeto, dà un tocco di personalità all'opera. La telecamera per un attimo ha completamente sballato. Obiettivo completato. Il narratore esterno mi spaventa, perché allora da una parte è interessante, dall'altra parte è pericoloso, perché una sola voce che deve tenere su l'intero intreccio narrativo, una singola voce alla lunga può diventare stancante. Se poi il narratore, lo hanno fatto pure tra parentesi, coglione, che deve dire stronzato ogni 3x2, il rischio che diventi stancante è alto. Tra l'altro vedo adesso, l'ho notato, probabilmente il key energy è la bolla. Quanto tempo puoi tenere la bolla attaccata? Puoi tenerti la bolla. Gizmo de Grease Monkey. I need to brush up on my Wongo. Vedi, anche in questo caso non parlano loro, loro fanno dei versetti. Anyways, he says you owe him one. È sempre lui che traduce alla belle meglio. With his latest creation, a Mecton. Why not? Please don't bore. Domande multiple, dopo possibilità di parlare in maniera diversa. I think he likes you. He can't leave his underyarn. Ok. Abbiamo visto un accennino così di dialoghi. Attenzione, basso livello d'ossigeno. Questa cosa delle condizioni ambientali a seguito di quello che deve essere successo nel pianeta non mi dispiace affatto, è molto interessante. Infatti deve correre. Qui possiamo vedere una forma molto basilare del crafting. Comunque gli sviluppatori avevano detto che ci dovrebbe essere il crafting all'interno del gioco e potremmo costruirci molti oggetti così. Infatti. Ah, la papera. Possiamo anche... è una cretinata, però la personalizzazione dell'arma dà un altro valore aggiuntivo all'opera. Cazzo, c'è dietro? Che so quegli animaletti? Li spariamo? A che servono? Qualcosa di brutto sicuramente. Abbiamo raccolto l'olio mortale. Sono poche le motivazioni per cui il mondo sta morendo ed erano tutte evitabili. Guerra? Massacri? Cosa? A parte che cazzo erano queste? E la versione mal riuscita del compagno di Rayman. Ma quindi sì. Quindi li spariamo per distrarli, in pratica. Poveracci. In pratica, poveracci. Ah, e li risucchiamo. Perché mi domando quanto sarà personalizzabile il robot, perché c'è la personalizzazione estetica, però le armi, spero che anche le armi si possano un po' modificare, cambiare, anche un po' più nell'aspetto, tra l'altro, sia chiaro. Continuiamo a risucchiare mostriciattoli e olio mortale.
Il bunny hop. Doppio salto? Oppure jet. Simil jetpack. E il jet, a seconda di quanto jetpack usi, ti esaurisce il ki. Fateci caso, vediamo, Vedo un mostro laggiù in fondo. E infatti usi il jetpack e finisce la il ki energy o Q energy. Non so come si pronuncia, mi sembra un KI. È molto piccolo da qua. Credo boss. Boss con robottoni. Il palazzo che crollava. Sarà distrutto. Si potrà distruggere l'intera zona? Perché gli stiamo dando in pasto quei poveracci degli animaletti? Ma poveri! E tra l'altro la coda fuoriesce. La coda fuoriesce dal vetro. Minchia quanto ha fatto male, tra l'altro. Quindi gli ridiamo in pasto. E alla fine tira fuori la lingua. Si stanca a furia di mangiare. Ok. Quindi è un modo per attaccare e combattere. Sì. Ma soltanto così che gli fai male o gli puoi anche sparare? Ci fanno una pena. Lo vedo che non può prendere tanto altro. Non commento neanche. Non commento neanche. Clic, clic, sento. Vai. Puoi anche sparargli normalmente. Che sta facendo quello che gioca? Che sta facendo quello? Perché? Perché? Perché così? Gioco, perché così? Anzi no, persona che sta giocando. Dai, dai. Ancora? Vedo i palazzi che crollano, quindi la zona che si distrugge. Seconda fase, ok. Tra l'altro io non so se voi lo avete notato, lo state notando, la colonna sonora è terrificante. È terribile. Sono due note. Adesso sono dei tre. Adesso hanno aggiunto una nota. Minchia. Minchia. Ci stiamo mettendo un po' a sconfiggerlo, però... Ci stiamo mettendo un po' anche perché chi sta giocando mi sembra un po' impedito, Devo essere onesto. Cioè, perché, appunto, perché non gli spari direttamente? Niente, non gli affa, non gli affa. Questo lo avevamo ammassato 20 minuti fa se sparava fin dall'inizio, Povero. L'altro si chiama Jumbo Puff. Mangiatore del mondo. Morto? No. Ah, ci ha mangiati. E c'è pure la parte di gioco dentro il mondo. Ripeto, mi piace. L'idea mi piace. Sono quelle cose che a me piacciono. Ok, ok. Quindi... Mo ci sarà qualcosa. Il cuore. Mi sembra un po' più l'interno. Mi sembra un po' più grande di quanto non fosse il mostro, Però. Andata. Andata. Morire dall'interno. Che brutta cosa. E lui fa il figo. Si pavoneggia. Ok, l'albero della vita si sta rimettendo perché abbiamo eliminato il mostrone che gli faceva del male. La radice, almeno. Si sente poco l'audio, tra l'altro. Non so se voi l'avete notato, Si sente... abbastanza pochino, comunque sì. Grazie per la pubblicità. Si sente abbastanza pochino. Ci sta, ci sta. Beh, beh, beh. Più interessante di quanto pensassi, anche perché la prima build era molto... anche se era interessante, era molto... Questa mi sembra ben più solida. Allora, c'è molto di cui parlare a riguardo di Biomutant, ma vorrei partire facendovi una domanda.
Ma voi lo sapete chi è che sta sviluppando il gioco? Giusto per frenare le lingue di chi già inizia a fare paragoni di sta minchia con titoli Ubisoft, EA, Capcom e simili, vorrei farvi notare che il gioco è in sviluppo presso il team di Experiment 101, che conta al suo interno 18 membri. Ragazzi, 18, non 180. Biomutant non è un AAA, sia per budget che per personale che ci sta lavorando sopra. Esso rientra nel campo dei doppia, che era un modo per identificare quei titoli che stavano nel mezzo, né un AAA né un indie. All'interno dello studio, tra l'altro, sono presenti anche alcuni degli ex membri di Avalanche Studios, notizia interessante, ma anche pericolosa, e se mi seguite saprete perché dico pericolosa. Sta di fatto però che quanto ho visto fino ad ora per un team dalle così risicate dimensioni è incredibile. Ovviamente la prima cosa che è stata mostrata è la creazione del personaggio, onestamente più complessa di quanto mi sarei aspettato. Personalmente non credevo proprio ci fosse una qualche creazione del proprio alter ego digitale, e invece c'è ed è anche bella complessa, addirittura la lunghezza del pelo, niente male. Forza, vitalità, carisma, intelligenza, agilità e fortuna. Biomutant punta a essere un vero e proprio open world post-apocalittico, e queste statistiche mi fanno pensare a missioni con approcci differenti, o quantomeno con personaggi che andranno reagendo diversamente a seconda di come ci comporteremo e di come gli parleremo. Quel termine persuasione può significare molto. Neanche il tempo di prepararci mentalmente, che è congiungere i casini. La presenza di questa navetta volante mi fa domandare se vi saranno veicoli guidabili. Onestamente non credo che la nave fosse effettivamente guidabile da noi, ma visto che si parla di un open world, l'introduzione di qualche forma di veicolo a quattro ruote, se così vogliamo dire, potrebbe risultare interessante. Di sicuro però vi saranno creature cavalcabili, come si è visto nel trailer. Poi arriva il combat system, e ve lo giuro, mi è sembrato di rivedere Devil May Cry, ovviamente una versione ridimensionata di Devil May Cry. Però fateci caso, la struttura di base è molto simile. Il nostro protagonista salta come un canguro per la mappa, schiva fendenti da ogni parte, para colpi su colpi, spara ovunque, attacca con la spada e quando si carica la mossa speciale comincia a realizzare enormi massacri. Se il sistema dovesse essere supportato anche da un buon numero di combo e armi, saremmo a cavallo. Che poi a dirla tutta, il team ha già confermato che nel gioco sarà presente un vero e proprio sistema di crafting, per cui tu vai da una parte, prendi oggetti, arrivi al bancone da lavoro e ne costruisci altri, quindi diciamo che sono abbastanza ottimistico sulla questione armi, armature e oggetti secondari. Se ci si pensa, in questa sola demo abbiamo già visto il mega pugno caricato e la bolla su cui appiccicare i nemici, senza contare questi elementi del mondo di gioco come il poco ossigeno o la contaminazione da radiazioni. Insomma, la sostanza sembra esserci. Bisogna vedere se tutto sarà ben amalgamato. Un dubbio che invece mi affligge è la questione diversificazione degli avversari. Tolti due mostroni molto grandi, abbiamo affrontato tre tipologie di nemici, che, per carità, è una demo, una piccola demo, ci sta. Però diciamo che spero che nella versione finale la varietà sarà molto più soddisfacente. Oltre a questo abbiamo anche avuto un breve assaggio di dialoghi con i protagonisti e poi robottone gigante da guerra, con tanto di personalizzazione dello stesso. Come dicevo, la varietà non sembra mancare, mi domando quante volte potremo effettivamente usarlo quel robot. Nei trailer si è visto in più occasioni, quindi quantomeno non sarà una cosa da una botta e via. Anche la boss fight mi ha lasciato interessato, ma con un dubbio. Il combattimento mi è sembrato piacevole, anche vario. Lo scenario cadeva a pezzi nel mentre che si combatteva e tutto è apparso alquanto convincente. L'aggiunta del dover combattere dentro il mostro è stata poi un'idea carina per dare ancora più carisma allo scontro. Ma la colonna sonora? Capisco che per alcuni potrebbe sembrare una cosa di poco conto, ma una buona soundtrack messa nel momento giusto al posto giusto può trasformare una bella boss fight in uno scontro epocale. Mentre qui è stato l'esatto contrario, la musica di sottofondo era composta letteralmente da 5 note ripetute all'infinito. Brutta cosa, ragazzi miei, davvero brutta cosa. Resta inoltre il quesito sulla questione contenuti, letteralmente quanto durerà il gioco. Il cofondatore del team, di cui non dico il nome poiché è per me illeggibile, ai tempi in cui i lavori erano appena iniziati, rese noto che per finire l'avventura sarebbero state necessarie almeno 10 ore, che per un open world non sono qui molte, ma va detto che lo sviluppatore si riferiva alle sole missioni principali. Insomma, nel caso in cui doveste fare solo le attività relative alla trama, dovrebbero servirvi una decina d'ore per concludere il tutto.
Tra l'altro, il titolo dovrebbe essere estremamente rigiocabile poiché ci saranno molte variabili che cambieranno a seconda di come ci comporteremo, con ovviamente anche numerosi finali diversi. Detto questo, mi rendo conto che ho già paragonato il gioco, il combat system di Biomutant a Devil May Cry, ma adesso devo fare un altro paragone con Breath of the Wild. Il confronto che vi pongo è duplice. Da una parte, infatti, il gioco ci permetterà di arrampicarci su qualsiasi struttura o zona del mondo di gioco. Non vi saranno limitazioni, se non per alcune vette particolarmente alte, che potranno essere raggiunte solo grazie a specifiche creature da cavalcare. Un'affermazione che in realtà mi suona alquanto strana, visto che nella demo si vedevano degli appigli specifici, quindi non sia mai che magari in corso di sviluppo il team abbia ridimensionato le cosiddette aspettative. Secondariamente abbiamo la trama. Esattamente come accadeva per l'ultimo Zelda, seppur non con la stessa libertà effettiva, in Biomutant dovrebbe poter essere possibile saltare interi spezzoni di gioco per correre verso il finale. Una decisione che, se gestita con attenzione, questa cosa non è da poco, potrebbe offrire, regalare all'utente quel senso di magica libertà che fino ad ora soltanto Breath of the Wild ha saputo regalarmi. Piccola parentesi anche per la presenza del meteo dinamico: bel tempo, brutto tempo, neve, pioggia, nebbia e così via. Secondo quanto dichiarato dal team, le condizioni meteorologiche avranno un effettivo impatto sul gioco in sé. Ad esempio, se dovessimo trovarci davanti a un fiume, nel caso in cui dovesse nevicare, questo potrebbe andare a ghiacciarsi e noi lo potremo quindi superare senza problemi. Una possibilità aggiuntiva che in game potrebbe aggiungere molte situazioni peculiari. Alzo invece le mani per lo stile, già lo amo. Biomutant ha carattere da vendere. L'idea di far popolare l'intero globo da animali che probabilmente, causa mutazioni nel corso dei secoli, hanno assunto livelli comportamentali umani mi piace assai. Così come mi è piaciuto assai il character design di tutte le creature viste fino ad ora. Resta il dubbio sulla varietà di ambientazioni in un mondo di gioco open world. Però voi mi conoscete, sono succube del post-apocalittico e già con la città completamente rasa al suolo, il team ha saputo conquistarsi il mio cuore. Tra l'altro, ho apprezzato anche quelle piccolezze che aiutano ad aumentare il carisma dell'esperienza, come le scritte che compaiono di tanto in tanto, gli smash dei colpi, i bang della pistola, le percentuali, i danni che compaiono sui nemici, mi hanno riportato alla mente Sunset Overdrive, e ciò è solo che un bene. Il vero punto interrogativo che invece continua a tartassarmi riguarda la narrativa, nelle basi molto semplici. Spero che nei fatti si rivelerà decisamente più intrigante. Il nostro compito all'interno di Biomutant sarà quello di guarire l'albero della vita, come lo chiamano gli sviluppatori, albero le cui enormi radici sono state contaminate dal male. In pratica, eliminate il male, ripristinate le radici, salvate il mondo. La scelta di farci raccontare tutta l'avventura da un vero e proprio narratore è non poco interessante, anche se c'è il rischio che la presenza di una singola voce nel corso di tutta l'esperienza potrebbe alla lunga scocciare. Spero che il gioco verrà doppiato in italiano, visto che alla fine parliamo quasi di un singolo doppiatore da dover pagare. Economicamente parlando, per il team non dovrebbe essere troppo esoso. Inoltre è interessante notare come in game sarà presente un'opzione che ci permetterà letteralmente di disattivare questa voce esterna, che in pratica è un modo per dirci che se volessimo potremmo continuare a giocare senza capire un'ostia. Che ok, chi lo vorrà fare lo farà, è un'opzione che io non toccherò mai. Spero invece che il team possa avere in qualche modo lavorato sulla lore. Mi piacerebbe sapere cosa è successo al pianeta per arrivare a questo punto, magari con messaggi audio o testi scritti nascosti in giro per la mappa. Se il tutto venisse lasciato alla libera interpretazione del giocatore, lo riterrei un terribile spreco. Come forse saprete, Biomutant è stato rimandato. Doveva uscire entro la fine del 2018 e invece giungerà durante la seconda metà del 2019. Una decisione che appoggio appieno. Volete sapere perché? Spider-Man, Shadow of the Tomb Raider, Forza Horizon 4, Assassin's Creed Odyssey, Black Ops 4, Battlefield 5, Red Dead Redemption 2, Fallout 76, Pokémon Let's Go, Hitman 2, Darksiders 3, Super Smash... E questa è solo una parte dei titoli in arrivo entro la fine dell'anno. Vogliamo andare oltre 2019? Gennaio-marzo.
Ace Combat 7, Resident Evil 2, Kingdom Hearts 3, Days Gone, Anthem, Crackdown 3, Metro Exodus, Devil May Cry 5, The Division 2, Sekiro, Shadow of Die Twice. Insomma ragazzi, lo capite da soli, nei prossimi mesi usciranno una valanga di titoli dal grandissimo calibro, con cui Biomutant purtroppo non può competere, anche solo in termini di marketing ne verrebbe fagocitato. Quindi dico ben venga questo ritardo, che darà al team un anno di lavoro aggiuntivo per migliorare ancora di più le ottime basi viste fino ad ora. Sono molto speranzoso nei confronti di Biomutant e spero di cuore che alla fine il tutto si rivelerà una gran bella avventura. Per adesso noi non possiamo far altro che attendere e incrociare le dita.